Gli imprenditori hanno tante caratteristiche, tanti profili e onestamente non mi sento di dire che c'è un profilo dell'imprenditore che ha sempre successo rispetto agli altri. Posso dire quello che rispetto io negli imprenditori che conosco e che penso siano i driver veri che ti permettono di creare un'azienda e di renderla sostenibile. Io penso che ci vuole un gran coraggio, ci vuole una gran generosità d'animo, nel senso che essere un imprenditore vuol dire far crescere tutti insieme, non soltanto realizzare un business. E riuscire a descrivere la strada che si vuole percorrere e vederla è il vero plus che tu puoi avere, perché persone con conoscenze specifiche in un determinato settore magari le trovi. Invece trovare una persona che ha una visione dell'insieme e una strada da percorrere, quello è più raro e credo che sia il vero core degli imprenditori che riescono ad avere successo. Penso che per l'imprenditore poi sia molto importante guardarsi allo specchio con onestà, nel senso che è una cosa che si trasmette a tutti innanzitutto, cioè essere il primo che si fa un'autocritica onesta, non distruttiva, non esaltante, ma guardare la realtà è il modo per non fare grandi errori, per valorizzare tutti e anche per avere l'idea reale di cosa fare domani.